Vicepresidente della Camera, eccolo qui. Buonasera, Vicepresidente della Camera e allo Stato possibile candidato Premier per il Movimento 5 Stelle quando si andrà alle elezioni. Poco fa il suo collega del direttorio Di Battista ha detto: noi puntiamo al governo. Lei condivide questo obiettivo o vi sembra per ora ancora un filino ambizioso? Io penso che prima di tutto sulle grandi città come Roma e Torino il risultato di ieri sia un segnale politico nazionale anche, ma non nel senso si deve dimettere o non si deve dimettere il Presidente del Consiglio. Ieri alle comunali ha vinto l'Italia che si taglia lo stipendio, che taglia lo stipendio ai propri parlamentari, che non prende i rimborsi elettorali, che vuole approvare il reddito di cittadinanza e vuole l'abolizione di Equitalia. Quando diciamo noi puntiamo al governo è perché noi questi punti li vogliamo portare al governo di questo Paese. Mi fa piacere che oggi Matteo Renzi abbia detto non è un voto di protesta, è un voto per il cambiamento, però queste sono parole. Se te volesse apprezzare il risultato di ieri, domani voteremmo insieme alla Camera dei Deputati il reddito di cittadinanza, la settimana prossima l'abolizione di Equitalia e l'altra ancora una seria legge anticorruzione. Quindi sì, bisognerebbe trovare 14-15 milioni, diciamo, insomma. L'Istat dice che il reddito di cittadinanza costa 14,9 miliardi, che non sono pochi. Insomma. No, le dico di più, sono miliardi e sono 17, il 2% del PIL. Le ricordo che per il Jobs Act e Garanzia Giovani hanno speso qualcosa come 20 miliardi o 15-20 miliardi di euro. Quindi quando si vuole i soldi escono fuori, quando non si vuole il problema è che mancano. Ma proprio a proposito del reddito di cittadinanza, a proposito di reddito di cittadinanza, a Roma e a Torino, secondo lei Raggi e Appendino faranno qualche cosa del genere? Io penso che, come abbiamo dimostrato a Livorno, ci siamo messi al lavoro, abbiamo tagliato gli sprechi e dove abbiamo potuto, a Livorno e a Pomezia, abbiamo fatto partire un reddito di cittadinanza. Sicuramente oggi avremo il sindaco della capitale e il sindaco di quella che fu capitale, cioè Torino, che sosterranno e chiederanno al governo nazionale un reddito di cittadinanza anche per i pensionati. Cioè con la nostra proposta le pensioni minime da 400 vanno tutte a 780 euro al mese, che in Italia è la soglia di povertà. Ora, questo è un altro passaggio per arrivare poi, come diceva Di Battista, come diceva Grillo, come sostengo io e tutto il movimento, per arrivare al governo del Paese. Se ci pensa, il concetto è banale. I partiti tradizionali hanno sempre respinto questa voglia di cambiamento, questi temi di cui io le sto parlando stasera, come anche l'abolizione di Equitalia e l'aiuto alle piccole e medie imprese. Respingendoli hanno creato un'altra forza politica, che siamo noi, che oggi o decideranno di accogliere le proposte che noi proponiamo, oppure saranno costretti a perdere anche le elezioni politiche. Non c'è un'altra strada e allora, la voglio buttare sui temi, non sulle persone. Partiamo io un momento, non sto parlando di Di Maio contro Renzi, Grillo contro Renzi. Parliamo un momento delle cose concrete che riguarderanno i vostri sindaci di grandi città. La Raggi vuole sostituire i vertici dell'ACEA, che è la grande azienda municipalizzata dell'elettricità e dell'acqua, e in questi giorni il titolo in borsa ne ha risentito molto. L'Appendino oggi ha detto che non può impedire che ci sia la Notav, ma insomma batterà un pochino i pugni sul tavolo. Poi vuole sostituire il presidente della Compagnia di San Paolo, che a Torino in qualche modo è un colosso. Non avete il timore di dare delle scosse troppo forti? La cosa più rivoluzionaria che potremo fare a queste elezioni amministrative dopo aver vinto è iniziare a realizzare il programma elettorale. Non ci stiamo inventando niente, è quello che c'è scritto nel programma elettorale. ACEA perde e guadagna in borsa ogni giorno, è un'azienda quotata, come la Compagnia di San Paolo è una prerogativa del sindaco chiedere le dimissioni del presidente, in quanto è legata proprio alle prerogative del sindaco quella nomina. Fassino l'aveva nominato poco fa. Quello che noi stiamo dicendo è semplicemente che manterremo fede alle promesse fatte ai cittadini e soprattutto chiediamo ai cittadini romani però di non abbandonarci, perché io sono d'accordo con lei Vespa, è una missione difficile a Roma come governare Torino, ma se i cittadini ci staranno vicini e se avranno anche la capacità di capire quali sono le difficoltà nel portare avanti il governo di queste città, potremo andare avanti tutti insieme, lo dico anche alle altre forze politiche, le proposte buone verranno accettate, noi dobbiamo cambiare queste città e poi cambiare il Paese,
In mezzo c'è solo la volontà politica del governo centrale di ostacolare il Movimento 5 Stelle o portare avanti i temi nostri. Un'ultima cosa, come vedremo tra poco nell'analisi dei flussi, in parecchie situazioni, ma in particolare a Roma e a Torino, una parte consistente dell'elettorato di centrodestra che è tornata a votare al ballottaggio ha votato per il candidato 5 Stelle. Si sta creando un'alleanza? No, assolutamente. Io penso soltanto che questi sono dati che lasciano il tempo che trovano, perché se lei vede il primo turno, per esempio, di Torino nell'analisi dei flussi, si scopre che Chiara Appendino aveva intercettato molti voti del Partito Democratico che erano destinati a Fassino. Quindi qui l'unica cosa che testimoniano queste elezioni comunali è che gli schieramenti contrapposti, come nel resto d'Europa, anche in Italia, gli schieramenti contrapposti tradizionali, i partiti tradizionali, stanno scomparendo, scompaiono, e le persone adesso cominciano a privilegiare le idee, iniziano a privilegiare i temi concreti e non più destra e sinistra, perché le ricordo che Equitalia l'ha fatta la destra che doveva aiutare le imprese e l'articolo 18 l'ha abolito la sinistra e doveva aiutare i lavoratori, quindi quegli schemi nei fatti sono già superati. Bene, grazie onorevole Di Maio e buona festa.